Buongiorno a tutti, oggi è una giornata di vento incredibile, le cose volano quasi qua in giardino. Bene, dai, allora volevo rispondere un attimo alle vostre domande, stavolta lo faccio però non con live, per il semplice motivo che purtroppo sono un po' preso con un corso, quindi con il corso dello Jaeger Code, quindi vado proprio così, mi faccio questo video per rispondere, insomma, se no poi mi dimentico, o magari poi arrivano altre domande e alla fine diventano troppe. Ok. La prima domanda è: come posso essere sicuro che un cliente nuovo vada in trance? Questa cosa mi mette in sicurezza e a volte mi sembra che il cliente se ne accorga e mi mette ancora più in sicurezza. Beh, questa è una cosa che proviamo tutti quando iniziamo a fare ipnosi, ma che a volte succede che magari ci si sente un po' insicuri anche quando si è già un po' dentro nella materia, insomma, quando lo si fa da tanto tempo, quando ci sono situazioni, momenti che uno si sente un po' insicuro. Perché in realtà non possiamo mai sapere se il cliente va in trance. Cioè, questo è un po' sempre però il discorso della serie che cos'è l'ipnosi, no? Dove incomincia l'ipnosi? Noi tutti siamo ipnotizzati tutto il giorno in realtà, no? A seconda di quello che facciamo. Adesso siamo qua in una ipnosi da video. Se andiamo al cinema siamo in un'ipnosi da cinema, se siamo in macchina abbiamo un'ipnosi da macchina, se volendo potremmo chiamare tutto ipnosi perché noi ci focalizziamo su un qualcosa e lo facciamo o ci pensiamo, eccetera. O chi fuma tutto il tempo ha la testa che deve fumare se no non ce la fa a superare lo stress, anche quella diciamo è un'autoipnosi, no? Quindi è sempre un po' difficile in realtà poi dire è vero che una persona non va in trance, però se vogliamo definire trance quella che noi ci aspettiamo, quella che noi vorremmo dal cliente quando viene da noi, che praticamente si lascia andare così e gli si può dire le cose che si vuol dire, dare le suggestioni che si vuole dare, aiutarlo a star meglio, fargli smettere di fumare, eccetera, eccetera. Quel tipo di trance, insomma, da seduta, appunto, non è raggiungibile con tutti e non è raggiungibile allo stesso modo. Ovviamente questo tipo di stress, di preoccupazione, di non riuscire a mandare qualcuno in trance è all'inizio molto più potente che poi dopo col tempo quando uno lo fa tutti i giorni, perché ovviamente già hai più pratica, magari conosci più tecniche, eccetera. Però devo dire la verità, la cosa che principalmente mi ha aiutato, e l'ho già detto in un altro video chat, che la cosa che più mi ha aiutato a tranquillizzarmi era proprio di tranquillizzarmi, nel senso di smetterla di preoccuparmi di mostrare chissà che cosa che so fare con l'ipnosi, semplicemente di cercare di capire la persona, vedere cosa può più aiutare, se per esempio più una persona che va con l'ericksoniana o uno che magari è meglio più usare la non verbale o un misto o delle tecniche diverse, quindi di osservare, ascoltare bene la persona, cercare di capirla e di smetterla di occuparsi di quella cosa lì. Spesso dico anche proprio ai clienti, guarda, per me non ha nessuna importanza se tu vai in profondità di un certo tipo, eccetera, o meno, perché tu lo farai come devi farlo. Io ti darò tutte le possibilità che posso, cioè ti mostrerò magari anche delle strade alternative e tu poi deciderai qual è la migliore o mi dimostrerai quella che ti aiuta di più. Quindi, se però tu cliente blocchi, allora per me quello è un buon modo, può essere un modo per capirti meglio, per capire quali sono i tuoi blocchi appunto nella vita, emozionali o mentali, insomma, no? Quindi per capire anche un po' come tu vivi, come sei. Quindi non è che per me c'è veramente un problema, qualsiasi reazione che tu hai mi aiuta a capirti meglio. Quindi dicendo queste cose, poi in realtà il cliente si sente un po' più rilassato perché si dice, ah ok, quindi non è che devo adesso chissà che andare in coma, fa chissà che cosa, posso semplicemente essere come sono, quindi si lascia più andare, automaticamente si lascia più andare, a meno che è proprio uno che è bloccato, ma loro lo sarebbe comunque. Poi, appunto, come ho già detto, una cosa che aiuta tanto anche me è quando, no, può esserci, ci sono delle situazioni, appunto, magari in una situazione di gruppo, di ipnosi di gruppo. C'è forse più questo stress perché comunque tu non conoscendo forse ancora le persone, per esempio in un corso, non sai forse ancora bene quella che reagirà meglio ed è sicuramente prendere all'inizio per mostrare delle cose una persona che reagisce peggio all'ipnosi, peggio o meglio sono delle parole sbagliate in realtà, però per
per dire, no? Che non va tanto in trance, insomma, potrebbe influenzare gli altri. Ovvio che se io prendo la prima persona e mi crolla giù per terra la seconda uguale, tutti gli altri dicono wow, no? Quindi sono già più dentro nell'ottica di adesso quando arriva questo, cioè sono molto emozionati, no? Quindi potrebbe funzionare meglio, insomma, invece si vedono che magari le prime persone non va tanto, si dicono ok. Ma questo chi è? Pensavo fosse il grande ipnotizzatore, perché hanno quel tipo di visione della cosa. Poi col tempo, ovviamente durante il corso, spiego che l'ipnosi non è solo peng, crolla per terra, no? Ok, comunque questo è un altro discorso. Per cui, per esempio, lì in queste situazioni può essere, no, che uno ha un po' più stress. Quindi lì è importantissimo appunto dire anche alla persona le stesse cose che tu vorresti sentire. Quindi rilassati. Respira profondamente, se vedete che la persona respira un po' male, andate lì, alzati un secondo, metti la mano qua, no, respira, quindi fai le stesse cose che quasi tu vorresti sentire, quasi tu vorresti provare in quel momento, perché in qualche modo poi tutto ciò si trasmette uno con l'altro, no? Abbiamo questi neuroni, eccetera. Quindi questo è importante, dire alla persona praticamente quello che anche tu vorresti sentire. Questo, diciamo, ovviamente è tutto, non tutto il tempo, non è che tutto il tempo tu continui a dire quello che vuoi tu, insomma, però ogni tanto dare questi impulsi. Poi, come ho già detto nei corsi che ho fatto, penso il primo o il secondo, insomma, dove spiego quando tu siedi con la persona nel colloquio, che già lì c'è un bel lavoro, no, che si può fare di pacing e leading, cioè pacing vuol dire andare un po' con la persona, il suo modo di fare, di parlare, e poi piano piano rallentare, diventare un leader, chiarire insomma dove va la strada, cominciare a fare dei gesti un po' più lenti, dall'alto anche magari verso il basso, quindi rilassare. Ma quando mi dicevi di quella cosa, eccetera, no? Sì, cose che si possono fare. Anche questo, non tutto il tempo, così che uno si accorge, dice, ma questo sta facendo una cosa strana, no? Non è che stiamo vendendo un'assicurazione, insomma. Ecco, queste cose si possono fare per aiutare la persona a stare tranquilla, a rilassarsi, soprattutto anche durante il colloquio, cioè prima di partire con l'ipnosi, di chiarire cos'è l'ipnosi e cosa non è. Chiarire che uno non per forza va in una specie di coma, nel senso che poi non ha più la possibilità di muoversi o di decidere. Io dico sempre, anche a quelle persone che so che vanno, dove vedo subito che andranno in trance, dico tu potrai ogni momento, quando ne hai bisogno, è uguale che tipo di trance hai, anche se vai molto profondamente, uscirne fuori, dimmi se hai bisogno di un cuscino o decido con loro dei gesti, no? Dove dico ok, se fai questo gesto ti tiro fuori un secondo, vediamo cosa hai bisogno, se hai bisogno di una coperta. Se bisogna andare in bagno, insomma, tu, qualsiasi momento dell'ipnosi ti puoi far sentire e dirmi di cosa hai bisogno. Quindi questo rilassa le persone perché, sinceramente, questa è anche una paura che molti hanno, magari me la faccio sotto, no? Perché magari non mi rendo conto che sono così rilassato e mi faccio più addosso. Cioè, magari mi fa ridere, però molti clienti me l'hanno detto che hanno avuto questa paura, no? Quindi chiarire ogni qualsiasi momento, qualsiasi cosa di tuo bisogno. Toh, ti sto antipatico, vuoi andare in bagno? Qualsiasi cosa tu puoi interrompere. Oppure io ti dico una cosa che per te è brutta, no? Se dico, ma che bello sei al mare, tu il mare lo odi, fermami, se hai bisogno fermami. Quindi più chiarisci prima dell'ipnosi, più l'ipnosi è rilassata, più tu sei rilassato. Bene. Prossima domanda. Visto che i corsi fatti fino ad ora sono rivolti verso le altre persone e non per aiutare noi stessi, c'è qualcosa che si possa fare su di noi? E su quale ruolo? Tipo autostima, credere in se stessi, capire il proprio blocco, aiutarsi? O bisogna comunque avere una persona che ti ipnotizza e ti aiuta esternamente? Allora, sì, ovviamente esiste l'autoipnosi, quindi l'autoipnosi cos'è? L'autoipnosi, vabbè, adesso non voglio andare troppo nel particolare, però. Tanto per farci capire, l'autoipnosi è quella appunto che uno fa da solo, quindi anche io ho dei video su YouTube che tu puoi ascoltare e ti puoi appunto anche a tema, no? Puoi rilassarti, puoi dormire, puoi smettere di fumare, quindi
quindi delle registrazioni di un'altra persona, ma possono essere ovviamente anche registrazioni che fai tu se un po' te ne intendi, se sai un po' bene come leggerti questo testo che magari hai trovato da qualche parte, o magari perché te lo fai tu, lo inventi, quindi lì è sempre un po' a seconda di quello che uno sa, non sa sull'ipnosi, no? Perché è ovvio che se non sai, cioè, se non sai bene come usare le parole, allora magari ti fanno una registrazione che è più magari una meditazione che un'ipnosi vera e propria, no? Però diciamo se uno più o meno sa un po' le cose che deve dire, se segue un po' le cose che ha imparato, si può fare una registrazione anche da solo. Comunque questo è solo un metodo per fare l'autoipnosi, ce ne sono anche lì diversi, no? Un metodo che io spesso consiglio, poi anche lì, no? Dipende sempre un po' dalla persona, è quello di sdraiarsi, per esempio a letto, o mettersi su una poltrona comoda, insomma, e di mettere la mano praticamente così, un po' più alta degli occhi, quindi che è un po' più già un po' faticoso per gli occhi, e poi praticamente dirsi che quando la mano arriverà al cervello, quando arriverà alla fronte, no? Che ti poi ti rilassi. In quel momento lì andrai in trance o ti rilassi, secondo di come tu te lo vuoi dire. Poi chiudi gli occhi, no? E lasci andare la mano però così lentamente, quindi la devi un po' gestire, no? Questa cosa, perché appunto non c'è nessuno che lo fa per te, fino a quando appunto ti rendi conto che è un buon momento per andare alla fronte, insomma, che hai deciso, ok, senti, no? In questo momento sto proprio andando in trance, quindi poi lo fai. Quindi non farlo troppo veloce, se non funziona così, può anche essere che però tu magari vai prima in trance, no? E quindi ti rendi conto che la mano crolla, è uguale poi come funziona, però diciamo questa è la tecnica, no? Adesso proprio detta così velocemente, ma appunto ce ne sono tante altre tecniche, c'è pensare a tre cose immaginarie, tre cose reali, poi da tre andare a due andare a uno, insomma tecniche di autoipnosi ce ne sono parecchie e farò probabilmente un corso proprio solo su quello, perché comunque è sempre una domanda che mi viene sempre fatta. Quindi direi questo, certo esiste l'autoipnosi e l'autoipnosi può essere veramente utile, no? E ognuno ha il suo modo, scopre il suo modo per andare meglio in trance o in ipnosi da solo. Direi questo però, su temi diciamo un pochino più complicati, nel senso, per esempio, temi dove tu ti rendi conto di non riuscire ad andare avanti, che non sono la semplice abitudine di fumare, per esempio, ma sono cose più complicate, tipo una depressione, eccetera. Lì, io veramente consiglio di comunque andare da un esperto, perché se tu fai l'ipnosi, anche l'autoipnosi, con il tuo modo di pensare su certi problemi, probabilmente non riesci ad andare oltre, perché sei un po' come bloccato in questa cornice, quindi ci vuole qualcuno che ti aiuta ad allargare questa cornice, aiuta a vedere le cose in un altro modo. No, è un po' come dire, ok, posso riparare il mio computer fino a un certo punto, però ci sono delle cose dove ho bisogno di un esperto che vada dentro un po' più profondo e sa delle cose che magari tu non sai, quindi conosce meglio il funzionamento della mente o ha già avuto un'esperienza sulle cose traumatiche, insomma, conosce qualche tecnica in più, perché appunto noi siamo spesso appunto come in autoipnosi che ci blocca, no? E quindi è inutile, non funziona poi se noi con le stesse tecniche cerchiamo di aiutarci su una cosa che non capiamo in realtà, dove non riusciamo ad andare in fondo. Ecco. Quindi sì, non è per forza necessario, però a seconda un po' del tema, a seconda di come tu sei fatto e delle risorse che hai. Prossima domanda. Ho visto un ipnotizzatore buttare dei libri a terra provocando un gran rumore intorno al cliente, ma che senso ha? Non si rischia di svegliare al cliente? Non è meglio fare l'ipnosi in un ambiente tranquillo piuttosto che in un bar? Ok. Sorrido perché non so se l'ho fatto vedere, anche io ho fatto uso, non dico spesso, ma ogni tanto questa tecnica di fare un gran casino intorno al cliente, ma quindi non so se l'hai visto da me, voglio dire, non so chi è che mi ha chiesto questa cosa, comunque
Può darsi che l'avete vista anche fare da me in qualche corso, però diciamo, che senso ha? Ha senso, ovviamente non lo si fa così, tanto per buttare dei libri per terra, ma si fa, per esempio, per dimostrare alla persona che è uguale che tipo di stress ci sarà intorno a lui, no? Può essere che una persona mi dice, ma guarda, io poi dopo a casa magari non riesco a non fumare perché ci sono i miei bambini che fanno un gran casino, mio marito fa casino. E non mi lasciano in pace. Allora io per dimostrargli che comunque lui può rimanere, o lei può rimanere in trance o rimanere rilassata, le suggerisco questo, non le dico guarda, adesso io ti farò un esperimento oppure ti faccio, ti faccio, insomma, ti faccio sentire intorno a te un gran casino, appunto, dei gran rumori, quindi un gran disordine, quindi insomma, tutto il contrario di rilassamento e tu invece rimarrai rilassato, completamente rilassato, rilassata, secondo, no? Quindi non, è uguale quello che io faccio intorno a te non te ne frega niente, praticamente ti rilassi e vedrai che questa cosa funziona. Allora, poi magari prendo dei libri, no? Adesso gli amanti dei libri mi odieranno, però sono le cose che magari ho più vicino e poi non è che posso buttare un vaso, no? Quindi, prendo un libro e lo butto per terra, no? Proprio adesso prendo questo qua, Jäger Therapy, e lo butto per terra, no? Però se la persona è rilassata, se la trance è buona, se io gli suggerisco bene questa cosa, se la faccio proprio, diciamo, come si deve fare, cioè non si stupisce, addirittura proprio alcuni rimangono proprio impassibili, no? Se non rimangono impassibili, gli si può dire. Gli si può suggerire appunto, adesso più sentirai questo rumore, più ti abitui e più per te è normale. E lo stesso sentirai anche a casa, più i tuoi bambini fanno casino, più tuo marito ti rompe le scatole e più sentirai ancora questo rilassamento interno. Che poi è anche un po', diciamo, anche da non dimenticare che comunque è anche una delle cose che comunque si dice anche spesso. Proprio nell'introduzione alla trance, no? Nel senso ogni parola che senti ti rilassa, ogni domanda che ti fai nella testa ti rilassa, ogni rumore che senti ti rilassa, quindi aiuta la persona ad andare d'accordo con il setting intorno a lui, quindi se voi avete uno studio come io che c'è lo studio che è nello studio di un medico, quindi ci sente ogni tanto comunque in sottofondo come si chiama in italiano, quella che lavora per il medico, insomma, che dice signora Müller, stanza 3. No, si sente poco, no? Però sai quando c'è l'ipnosi c'è un po' di silenzio, no? Io parlo a bassa voce, magari si sente un po' di più. Quindi io dico a tutti, ma può essere anche gli uccellini fuori dal vento, quello che è, ogni rumore che senti ti ricorda che tu potresti andare ancora più in profondità. Se tu poi non ci vuoi andare, non ci vai, ma se vuoi, questo rumore te lo ricorda. Quindi è come se i rumori fossero messi apposta lì per ricordarti che puoi andare ancora più in profondità, perché se tu lo senti vuol dire che allora potresti andare ancora un po' più giù, perché quando poi vai proprio giù, 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 non lo senti più, non, è come un'informazione che non ti interessa. E lo stesso è con i dolori, no? Quindi stessa cosa, un'informazione che poi dopo non ti interessa più, quindi ti concentri insomma su un'altra cosa che non su quello, e quando ogni volta che senti quel rumore ti concentri ancora di più sull'altra cosa che non sul rumore. Sì, poi l'altra, diciamo, quell'altra seconda domanda, se adesso ricordo bene, appunto, non è meglio fare l'ipnosi in un posto silenzioso? Sì e no, nel senso, per la maggior parte dei casi, e ovviamente io cerco di avere una situazione più rilassata e silenziosa possibile, anche la musica non è altissima, ma è un po', diciamo, sottofondo, però ipnosi, appunto, ancora il discorso, no? Cos'è l'ipnosi? Dove incomincia l'ipnosi? No? Cos'è la trance? Se uno veramente vuole andare in trance, se uno è aperto a questa cosa, se uno, cioè può darsi che addirittura in un posto più di confusione, di rumori, può andare ancora più in profondità. Quindi è spesso che si vedono questi ipnotisti di strada, no? Che appunto lo fanno in mezzo alla strada, oppure lo fanno in un bar, eccetera, e ci si stupisce che le persone vanno comunque in trance. Sì, primo, sono persone che comunque vanno bene in trance. Secondo, appunto, suggerendo che ogni rumore ti riporta più in trance, allora quindi tu utilizzi quell'ambiente che ti ritrovi appunto per andare in trance.
E poi a volte è un po' che questo sottofondo, se, diciamo, questi rumori sono un po' come, sono un po' come una culla, no? È un po' come quando uno va sul treno e il treno continua a fare vecchi treni, magari più. Però, insomma, quei rumori lì, no? Che dove è un po' come la lavatrice, no? Se il rumore è continuo, se è sempre, diciamo, abbastanza uguale, su quel sottofondo, come quelle voci, vai comunque in una specie di trance. Addirittura, voglio dire, si sa, no? Che per esempio, in popoli, diciamo, adesso non posso dirlo, per non dirlo in modo strano, ma insomma, indigeni, insomma, dove fanno questi rituali, lo fanno, cioè vanno in trance con dei ritmi, no? Con dei suoni, anche con degli urli, insomma, non, cioè ci sono tanti tipi di trance che vengono provocati tramite il rumore, il suono, quindi voglio dire, ogni volta che vai a ballare e c'è la musica a manetta, il ritmo serrato, vai anche in una trance, no? Quindi non è che per forza trance, ipnosi è sempre la sedutina tranquilla, eccetera, no? Quindi, ovvio, non per forza adesso io devo avere lo studio dentro in un bar, però se mi capita di dover fare una cosa di questo genere, non mi lascio, non dico alla persona, beh, guarda, mi dispiace che c'è questo casino. Utilizzo questa cosa per rafforzare la trance. Prossima domanda. Ci sono differenze fra lavorare con l'ipnosi in gruppo, ad esempio corsi, e con clienti singoli? Sì, la cosa l'ho già un po' spiegata prima. La cosa principale è ovviamente che tu, lavorando in un gruppo, con un gruppo, spiegando anche l'ipnosi, perché poi anche qui è un po' il discorso, anche un po' è un corso o è un gruppo nel senso che fai ipnosi da show, insomma, o sei in televisione, insomma. O è una famiglia, mi capita a volte in tutta una famiglia di 5-6 persone, devo ipnotizzare un po' quello e quell'altro, insomma, quindi sono situazioni un po' diverse, però è ovvio che se c'è una persona da sola da me c'è un altro tipo di rapporto, no? Un altro tipo di rapporto fra me e la persona, perché comunque siamo molto concentrati fra me e lei. Se invece c'è il gruppo, ci sono dinamiche di gruppo che devo stare attento, no? Devo stare attento. Appunto, per esempio, chi scelgo per primo per mandare più in trance anche gli altri. Se è una famiglia, devo stare un po' attento a come reagiscono, perché magari mi rendo conto che, ne so, che il figlio non riesce a parlare liberamente perché c'è la madre. Insomma, ci possono essere delle complicazioni. Generalmente, però, io ho fatto questa esperienza, ma può essere che però dipenda un po' dal fatto che io magari sono fatto così come sono, che col gruppo lavoro meglio. Lavoro meglio nel senso che comunque mi sprona a fare delle cose magari che di solito non proprio farei durante la seduta singola, nel senso che mostro un pochino più di ipnosi non verbale, mostro qualcosina anche un pochino da show, nel senso che comunque faccio un piccolo show anche se ci sono delle cose tematiche magari importanti, però perché così gli altri rimangono un po' più oh wow, e quindi gli aiuta anche a dirsi, caspita, abbiamo fatto ipnosi, quindi ci credono un po' di più, se magari è importante che ci credano a quello che stiamo facendo per risolvere dei problemi. Può darsi che però questo dipenda dal fatto che appunto a me mi piace proprio lavorare con più persone, no? Perché ho l'impressione che raggiungo di più, no? Sì, anche perché comunque mi piace anche un po' lo stare in scena, eccetera, insomma, diciamo, non ho problemi, anzi, mi piace anche stare proprio con più persone, eccetera, facendo quello che so fare. Quindi, poi magari in privato sono non proprio così, no? Magari non è che per forza mi piace stare e fare lo small talk con 10 persone, cioè, però, se sono nel mio ambito, nella cosa che so fare, in quello che mi piace, mi diverte, mi fa piacere e quindi lo faccio proprio volentieri. Poi ripeto, se ci sono le persone che sono più portate all'ipnosi, che ci sono sempre in un gruppo, le altre automaticamente seguono, no? Di più di quello che magari farebbero di solito. Queste sono un po' le differenze. Una differenza però, invece magari che potrebbe essere un po' negativa, è che ovviamente anche nei corsi, quando magari mostro una tecnica, a volte non si può fare nient'altro che parlare, anche andare un po' più a fondo delle problematiche, per fare degli esempi proprio pratici, e quindi la persona magari, se c'è un gruppo,
fa un po' più fatica ad esprimersi o a dire delle cose come le direbbe ovviamente da sola con me. Può essere però anche il contrario, che magari la persona si dice, beh, questa è l'occasione giusta, di fronte a queste persone posso liberarmi, no? Un po' come quando uno va a questi incontri, che ne so io, quando uno è malato di alcolismo, no? Che va a questi incontri dove ci sono altre persone, quindi il fatto che ci siano altre persone che hanno lo stesso problema può ovviamente aiutare. Quindi queste dinamiche di gruppo possono essere positive e negative a seconda un po' di come si è capaci di gestirle. Io devo dire la verità che ho i miei problemi a gestirle a volte, nel senso che comunque sono forse troppo gentile, lascio parlare tutti. E poi a volte magari viene su un po' un casino, poi devo bloccare delle cose che non vuole, insomma, che vanno un po' troppo oltre, no? Quindi lì ho dovuto imparare a, insomma, essere un pochino più rigoroso, ad essere un pochino restrittivo, più di quello che vorrei. Però, ripeto, siccome comunque è un bel lavoro, per me mi piace molto, la gente lo sente, quindi si sente bene, si sente a suo agio, quindi funziona bene. Prossima domanda. Ipnosi e tinnitus, quali sono le tue esperienze? Bene, allora, non è che ho una grandissima esperienza di questo campo, anche se in realtà sono parecchie persone che vengono, però generalmente questa è la mia esperienza, poi magari degli esperti mi diranno che non è vero, però è anche un po' quello che ho letto, però in realtà no, quindi mi sono un po' informato ovviamente. Il tinnitus in realtà generalmente viene da stress, viene da situazioni di stress, quindi se tu lavori sullo stress, automaticamente il tinnitus scompare o comunque si riduce. Poi la mia esperienza è che non serve tanto parlare per forza del tinnitus, appunto, no? Quindi di dire da oggi tu senti meno il tinnitus, eccetera, quel suono lì, insomma, perché lì si rimane troppo collegati al sintomo, è molto meglio guardare cosa c'è dietro il sintomo. Poi, altra cosa che ho imparato, cioè quindi parlare dello stress, dei problemi che uno ha, parlare del passato, delle cose che sono vicissitudini, no? Un'altra cosa che ho imparato è che inizialmente quando uno aveva il tinnitus, io un po' stupidamente, facendo la non verbale, magari andavo anche a toccare proprio lì l'orecchio, no? Invece poi con il tempo ovviamente mi sono un pochino più informato e ovviamente ho scoperto, insomma, che il tinnitus non è che in realtà, cioè, questo è il sintomo, poi in realtà il tinnitus parte dal cervello, no? Quindi ovviamente era molto più utile quando toccavo poi la testa che l'orecchio stesso, no? Perché lì non è che poi avevi un grande effetto. Invece toccando la testa, rilassando la persona, no? Usando l'ipnosi non verbale, aiutava molto ad alleggerire il problema. Poi ovviamente dipende anche un po' dalle suggestioni che poi davo dopo, no? Nel senso, ok, ogni volta che si riproporrà questa tematica, che avrai questo tipo di stress, che incontrerai quel capo, reagendo così e cos'ha, tu sentirai che anche altri sintomi, senza per forza adesso andare a toccare, senza per forza ricordargli il tinnitus, voglio dire, ma rimanendo in generale anche altri sintomi, che comunque è spesso così, che persone che hanno il tinnitus hanno anche altri sintomi, si tranquillizzeranno, andranno a un livello minore. Quello che si può anche fare è di dire, prima di partire con l'ipnosi, per esempio da 0 a 10, quanto è il livello di dolore che hai adesso, e poi dopo l'ipnosi o durante l'ipnosi chiedere quant'è il livello adesso, quindi dimostrare alla persona che il livello si è abbassato. Quindi ogni volta che tu dimostri che il livello del dolore si abbassa, o magari addirittura fino a zero, dimostri alla persona che è una cosa, il dolore che va e che viene, che non è sempre uguale, anche se è un dolore cronico, comunque c'è sempre una parte che cambia, e quella parte che cambia si può sempre modificare, no? Perché se non cambiasse non ci sarebbe il modo di modificarlo, ma il tuo cervello conosce sia i momenti in cui tu ce l'hai al 10, sia i momenti che ce l'hai all'1 al 2, quindi li ha già registrati in qualche parte del tuo cervello. Quindi noi ricordiamo praticamente al cervello, da 0 a 10 tu sai che a volte sei a 0, 1 o 2, no? Quindi se vuoi tu puoi portare a 1 o 2, ma non solo adesso durante l'ipnosi, ma anche più tardi in altre situazioni. Non so, quando questa cosa ti provoca stress, dentro di te il tuo cervello pensa a quella
quella cosa, a quel numero o a quel paesaggio, a quella parola, e automaticamente andrai appunto a quel livello che tu già hai registrato. Magari non hai registrato consciamente, però io nell'ipnosi ti dico appunto, ok, registra consciamente che ora sei a 2 invece che a 10, ed immaginati, non so, per esempio una parola, un paesaggio, un qualcosa, un simbolo, insomma, dove tu poi ti puoi ricordare al momento che ne hai bisogno. Dico 2, potrebbe essere 1, potrebbe essere 0, 3 è uguale, no? A volte è già moltissimo per le persone non essere a 10, no, con un dolore, ma essere già a 5, no? Quindi può aiutare tantissimo già a togliere la metà del dolore praticamente. Bene, dai, spero di avervi un pochino risposto. E se avete altre domande, fatele semplicemente qui come un commento e io poi le risponderò appena possibile. Un abbraccio a tutti, grazie di esserci.